vissuto buddista italiano Soka Gakkai ha deciso di lanciare pubblicamente, infatti c'è il patrocinio della città di Palermo, questo appello di resilienza e speranza ai giovani del mondo. Siamo riusciti a coinvolgere diverse scuole, non tutte chiaramente per motivi di spazio, proprio per poter trasmettere molto direttamente questo appello che serve, è una formazione, potrà dare luogo pure a vari workshop tra i ragazzi nelle scuole varie, e per la consapevolizzazione di come si può cambiare il mondo se si vuole, unendosi tutti insieme. E non facciamo differenze di cultura, di religione, di livello di società, assolutamente. Questo è molto importante, per cui riteniamo di aver fatto un piccolo passo in avanti per la trasformazione del mondo. Voi mettete al centro di tutto la pace e l'unione tra i popoli. Esattamente, per noi la pace è la base. La pace che deve scaturire da una trasformazione interiore, e ognuno con la sua spiritualità comunque ci riesce. E l'unione tra i popoli è importantissima, perché soltanto unendo i popoli, e per popolo intendo il cittadino comune soprattutto, si può portare avanti una rivoluzione umana che può portare a un grande cambiamento anche a livello politico, anche a livello economico e soprattutto il senso di appartenenza a questo mondo che è di tutti, non è di nessuno, è di tutti e non è di nessuno. Oggi questo è un argomento complesso, il mondo è di tutti e non è di nessuno. È un argomento molto complesso, ci sono diverse personalità in giro per il mondo che ritengono che questo pianeta, Terra, appartenga soltanto a qualcuno, a loro stessi. In realtà, per la natura stessa del mondo e per la natura stessa degli esseri viventi che vivono nel mondo, è di tutti. Non ci può essere una proprietà privata, perlomeno per come viene intesa. Ma noi pensiamo che globalizzare il mondo, vivendo localmente, su questo non c'è dubbio, è possibile riuscire a trasformare tutto quello che in questo momento non va bene. Oggi lanciamo un appello ai giovani per la speranza e la resilienza, affinché i giovani si uniscano nella diversità per poter superare i problemi e poter creare un mondo di pace. Ma questa pace che tutti cerchiamo c'è, non c'è? Cosa bisognerebbe fare per trovare più pace? La pace è nei nostri cuori, nella possibilità di guardarci dentro e riuscire a vedere l'altro davanti a noi in maniera diversa. La consulta della cultura pure è a favore della promozione anche dei giovani e crede nella potenzialità dei giovani. Quindi oggi è arrivato il momento giusto per condividere anche i temi reali con i giovani, in modo tale da farli capire che il futuro appartiene a loro e che noi pure abbiamo bisogno delle loro forze per poter veramente costruire un mondo migliore, un mondo di pace.